Bene, presente ospite questa sera alle Urne senza rossetto, se si parla di donne, non poteva mancare una sindaca donna, Sabrina Lallitto di Casa Calenda, prima cittadina di Casa Calenda. Allora, lei è la conferma che da quegli anni che furono ad oggi, grandi passi hanno fatto almeno anche in campo politico le donne, e lei, appunto, come dicevo, essendo sindaca di questa cittadina, è una prova confermata. Beh, insomma, sono dovuti passare tanti anni, essendo poi io la prima, insomma, nel mio paese. Sì, sicuramente i passi avanti sono stati fatti, ma la percentuale di sindache nella regione Molise è comunque sintomo di qualcosa che ancora ha bisogno di avere una spinta, perché siamo ancora troppo poche, siamo 20, circa 20 su 136, dunque qualcosa ancora si può fare. Beh, almeno comunque si inizia, l'importante è iniziare, poi mano a mano la strada si può sempre comunque ampliare. Indubbiamente, no? Sì, sicuramente si può fare, sicuramente è compito anche di noi amministratrici dare la possibilità alle donne di avvicinarsi senza sentire troppo addosso il peso delle responsabilità del ruolo che si ricopre. Dopotutto, insomma, noi la maggior parte siamo mamme, siamo donne di famiglia, ed è questo un po' poi il disequilibrio, cioè quello di dover dedicare tanto tempo sia alla politica che alla famiglia. Sindaca, ma mi dica sinceramente la verità, sicuramente sì. Sì. Lei si sente ancora un po', diciamo, quando fa il suo lavoro come prima cittadina, si sente ancora un po' gli occhi addosso quasi di tutti i suoi colleghi maschietti che sono nel comune, o è una cosa talmente ormai diventata normale che non ci fa caso più nessuno? Perché c'è questa possibilità? Allora, se parliamo dei colleghi, nel senso di persone che fanno i sindaci come me, no, devo dire che l'ambiente è assolutamente sereno. E, nel senso che ci sono ambienti di confronto assolutamente naturali, dunque lì non si sente invece ancora nelle comunità c'è ancora questo dover dimostrare continuamente di avere le giuste caratteristiche, le giuste skills per occupare quel posto che ci è stato concesso, che questa è la cosa, insomma, che ancora un po' ci pesa. Ovviamente però quei maschietti non sanno ancora che con le donne è difficile spuntarla. Ma è difficile, diciamo che se le ragioni ci sono e sono dalla parte del giusto, che sia donna o che sia uomo, sono sempre ragioni. Dunque, se si parla con persone che oggettivamente riconoscono dov'è la verità, a prescindere che la proponga una donna o un uomo, insomma, deve essere così. Diciamo che però anche a livello nazionale sono stati fatti dei passi avanti, perché comunque con un premier donna, una segretaria di partito anche donna, il partito è più importante di posizione, quindi certo. Vuol dire che qualcosa si è smosso sotto i ponti, insomma. Beh sì, questo devo dire che è un po' anche rispetto a quello che viene dall'Europa, dall'ondata europea, dove ci sono tantissime altre donne importanti, tra la von der Leyen, ma anche i presidenti di importanti, insomma, anche lobby, dove ci sono le donne chiamano le donne. Era giusto che l'Italia rispondesse anche con la possibilità, appunto, di dare voce alle donne. È la prima premier, anche questa per l'Italia, così come il primo capo di partito dell'opposizione donna. Mi permetta di chiudere con una battuta. Certo. Io ho incontrato diverse sindache donne molisane e, oltre a essere brave, sono anche molto belle. Sì, vabbè, questo diciamo che da una parte può essere un punto plus in più, però insomma non deve essere poi quello che ci apre le strade. Sono brave anche nel loro mestiere. Però sì, sono brave. Hanno anche il fatto di essere anche molto carine. Questo insomma vuol dire che dietro c'è anche altro. Grazie. Grazie.